sia da essere contenti proprio perché si sta dando una continuità proprio di prestazioni oltretutto, no? Perciò dobbiamo essere fiduciosi e continuare su questa strada. E questo è il salto anche a livello di personalità contro una squadra così lanciata, aver tenuto così bene il campo e poi averla infilata nel secondo tempo? Io penso che sia questo, quando si parla di mentalità si dice questo, cioè si dice giocare senza timore reverenziale nei riguardi di squadre che almeno di partenza sulla carta possono essere superiori, poi dopo con il sacrificio, con la voglia di ottenere il risultato si arriva a fare delle cose pure incredibili, perché oggi secondo me la squadra ha fatto dei passi in avanti importanti. Te l'aspettavi di giocare bene e vincere contro questo Udinese? No, me lo auguravo, non l'aspettavo, è un po' presuntuoso, me lo auguravo, c'era l'augurio e penso che la squadra poi col passare dei minuti ha acquisito quella giusta determinazione e personalità che veniva dal vedere che le cose venivano bene, insomma, e perciò sono contento per tanti motivi e sono contento soprattutto per alcuni calciatori che erano partiti, diciamo così, con delle difficoltà all'inizio dell'anno e che ora stanno dimostrando tutto il loro valore. Bene tutti, ma soprattutto Galloppa e Vialini. Ma secondo me tutti quanti all'altezza, certo che mi fa enormemente piacere in questo momento, non ho mai parlato di singoli, però è rimarcare quello che ha fatto e sta facendo i progressi di Daniele, perché nel momento specifico gli abbiamo detto tutti e perciò ci abbiamo parlato che tanto arrivava, era una questione soltanto di tempo e da un punto di vista fisico. E perciò siamo contenti e questo è il giocatore che tutti quanti noi ci aspettavamo. La guardi stasera la classifica ancora? No, non mi interessa, adesso la classifica ha il valore che ha, adesso la cosa importante è che abbiamo 15 punti e che penso che sono tutti meritati, come dall'altro lato c'è da considerare anche che meritavamo almeno un pari con la Lazio e così come ancora di più contro l'Atalanta, potevamo stare veramente a 17 punti e magari si parlava in altra maniera, no? Però prendiamo atto di questo, consapevoli che tutto quello che abbiamo ce lo siamo stati.